Grazie, sì, ringrazio anche io il Presidente di Consumers Forum, l'organizzazione, sono contenta di essere qui, vedo una grande libertà di scambio di pensiero nel dibattito di oggi e mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto stimolante, quindi provo a dare il mio contributo. Non vorrei eludere la domanda precisa che mi ha fatto e diretta che mi ha fatto Michele Mezza, ci arrivo. Io sono reduce da un intervento di 2 giorni a Milano all'Insurance Summit del Sole 24 Ore, che ha fatto il punto a 360 gradi, o perlomeno diciamo, in modo molto ampio, su quello che è lo stato dell'arte del mercato assicurativo alla luce della rivoluzione digitale. Ed effettivamente è, direi, una realtà sotto gli occhi di tutti noi che il mercato assicurativo sia stato e sia pesantemente investito da questa rivoluzione digitale che ha portato moltissimi cambiamenti sotto vari aspetti, con luci e ombre ovviamente. Innanzitutto per quanto riguarda i modelli di business delle compagnie e degli intermediari, parlo di intermediari classici, tradizionali, agenti e brokers, ma anche delle banche come potenti intermediari assicurativi, specialmente nell'ambito dei prodotti vita con componente finanziaria, ma che oggi si affacciano prepotentemente anche sul mercato danni. Una rivoluzione nello schema classico della catena di valore della filiera assicurativa, vendita di un contratto, di una polizza a fronte di un intervento della compagnia eventuale quando accade il sinistro o quando si verifica l'evento. Oggi le assicurazioni si propongono o tendono a proporsi come provider integrati di servizi. Questo porta, come dicevo, a un allungamento di questa catena di valore. Il tentativo è ovviamente quello di ampliare in un momento le possibili fonti di redditività, in un momento in cui evidentemente la redditività del business assicurativo era piuttosto statica, specialmente in relazione al comparto vita e per il tema del ribasso dei tassi di interesse. Il che naturalmente provoca una serie di effetti importanti nella relazione impresa-consumatore, perché proporsi come provider di servizi integrati che accompagnano l'assicurazione significa fruire della possibilità, che è stata ampiamente ricordata anche stamattina, di poter raccogliere o comunque disporre di un'infinità di dati più disparati sulle abitudini, sulla vita, sulle caratteristiche, sulle tendenze di un consumatore, per poter proporre qualcosa di sempre più personalizzato e naturalmente anche offrire dei canali di contatto plurimi, diversi, che magari non soppiantino integralmente la presenza di reti fisiche, ma che le accompagnino con sistemi di comunicazione più veloci, anche più vicini a quella che è la customer experience di nuove categorie di consumatori, quali i millennials, che sono abituati ad avere un'interlocuzione in rete velocissima con risposte velocissime, il che ha spiazzato inizialmente operatori classici tradizionali come le compagnie. Tutto questo ovviamente ha con sé una serie di portati positivi, minacce, opportunità, ma anche minacce, una serie di rischi. La personalizzazione spinta del rischio porta infatti al rischio di una marginalizzazione. Una marginalizzazione, un problema anche di affordability, se vogliamo, che è un tema che ci dobbiamo porre come supervisori e regolatori, ci dobbiamo porre anche come società. Ci sono importantissime implicazioni a livello di privacy e qui vengo alla domanda che mi si faceva inizialmente. Le compagnie sono storicamente, come è stato detto, gestori di dati, perché l'assicuratore, anche in epoche diverse da questa, per poter quotare il rischio ha bisogno di informazioni. Tant'è che lo stesso codice civile, apro e chiudo una digressione che potrebbe apparire pedante, si occupa di disciplinare il rapporto assicuratore-cliente in relazione alla necessità di fornire le informazioni giuste e corrette al momento giusto, perché se no ci sono degli effetti
ci sono degli effetti pesanti sul contratto, sulla stessa validità del contratto. Allora, oggi lo scenario cambia in che senso? Cambia nel senso che c'è la disponibilità di una massa molto più importante di dati. A livello di detenzione di dati biologici, di dati anche cosiddetti sensibili sulla salute, questa non è una novità, se mi permettete, nel senso che per quotare un rischio malattia, per poter emettere una polizza malattia o stesso per poter emettere una polizza vita con certe caratteristiche, questo tipo di informazioni gli assicuratori le hanno sempre avute. Che cos'è che cambia oggi? Oggi probabilmente cambia sicurezza nella detenzione di questi dati, innanzitutto, lo vedo da regolatore e da supervisore, presso i soggetti che li utilizzano per proporre un determinato rapporto contrattuale al cliente. E qui entra in ballo un altro tema che nelle riflessioni iniziali che sono state fatte, che sono delle riflessioni molto più ampie rispetto al tema di cui ci sia strettamente legato ai singoli settori di cui ci stiamo occupando oggi, e che è l'influsso che queste nuove tecnologie hanno sulla nostra società, sui pilastri fondamentali dei meccanismi di garanzia democratici, del funzionamento dei tradizionali sistemi di check and balance. Questo deriva non solo dal fatto che si sono creati nuovi centri di potere, nuovi poteri, nuove forme di influenza, ma che si sono create anche nuove forme di criminalità. Allora, vengo al punto che mi chiedeva. La possibilità oggi di essere esposti al cybercrime è elevatissima, è considerato quello del cybercrime uno dei rischi più spiccati degli ultimi anni. La consapevolezza dei mercati non è stata inizialmente brillantissima, diciamo che ancora ci sono importanti margini di sviluppo su questo. Settori delicati come quello delle banche, come quello della finanza, come quello delle assicurazioni hanno visto anche l'intervento dei regolatori e supervisori, perché avere un quadro di regole che accompagnino e che aiutino l'industria a costruire un sistema di governance, di prevenzione e di mitigazione di questi rischi è un fattore strategico fondamentale. Per noi, come istituto di vigilanza, noi ci poniamo di fronte alla prevenzione o comunque alla vigilanza in termini di vigilanza e di solvibilità sul rischio di un inadeguato governo dei sistemi di ICT da parte delle compagnie come uno degli obiettivi fondamentali da perseguire. Come lo facciamo? Qui entra in ballo, e quindi questo ha delle ricadute su quello che diceva lei, le compagnie sono gestori di dati. Allora, il rischio che siano esposte nella vulnerabilità dei loro sistemi a furti, la sottrazione di dati, di clienti, dati anche sensibili, è chiaramente un rischio molto importante. È un rischio che in generale è trasversale, riguarda sostanzialmente l'intera economia, tutti gli operatori e anche i singoli, anche noi siamo esposti al rischio di un furto di dati. Come interveniamo? Interveniamo con gli strumenti che ci sono propri, cercando di attivare tutte le leve che abbiamo in mano. Sotto questo punto di vista, infatti, noi agiamo sicuramente in un ambito che, per contestualizzarlo, è il framework normativo di solvency, perché questo è un rischio, il rischio della cattiva gestione dei dati è un rischio operativo importante, è un rischio primario ed è un rischio che va gestito a livello di governance dell'impresa, quindi una regolamentazione nell'ambito dei pilastri fondamentali della direttiva Solvency 2, una regolamentazione che le compagnie hanno avuto a disposizione, emanata da noi nel luglio del 2018,
con degli interventi specifici, perché troppo importante è andare a testare, come emergeva anche dall'intervento di Magda Bianco poco fa, troppo importante andare a testare anche quella che è l'enforcement di misure. Diciamo, alle imprese è stato chiesto di fare dei piani, di individuare delle funzioni fondamentali specifiche con dei compiti, di non lasciare, diciamo, di strutturare e di dettagliare quelli che possono essere anche i piani di azione e le modalità di azione nel caso in cui un incidente accada. È stato chiesto di informare l'IVASS in caso di gravi incidenti informatici, ma tra la pianificazione e, detto per inciso, la gap analysis, diciamo il self assessment che è stato chiesto alle imprese, anche la gap analysis, perché nulla si crea da nulla e nulla si inventa, queste sono cose che richiedono diciamo un commitment importante a livello di vertice, perché deve cadere, diciamo, deve provenire dall'alto l'impulso, ma poi devono permeare tutta l'azienda e devono prevedere una serie di interventi che poi hanno un impatto molto importante anche in termini di investimenti, di risorse dedicate, di gente che abbia lo skill. Questo è un problema che riguarda anche noi autorità, no? Perché siamo uno specchio, se vogliamo vigilare attentamente su questi temi dobbiamo noi stessi essere dotati, diciamo, di un robusto contatto con il mercato per capire dove va il mondo e di professionalità adeguate, ed è quello che stiamo facendo. E comunque, dicevo, alle imprese si chiede una pianificazione e poi una messa a terra di questi piani. Allora, un'altra delle cose che abbiamo fatto è stata quella di fare una ricognizione puntuale dello stato dell'arte. Ricognizione puntuale, i cui risultati sono stati appena, diciamo, prodotti e che denotano un panorama, devo dire, non dal punto di vista della pianificazione, non critico, che però sicuramente ha dei margini di miglioramento. Un aspetto importante che ha fatto, diciamo che è anche il risultato di questa indagine, è l'analisi di quelli che sono diciamo, la componente dell'esternalizzazione delle funzioni fondamentali e dell'utilizzo del cloud. È emersa un elevato ricorso all'esternalizzazione di funzioni fondamentali ICT, spesso anche all'interno del gruppo, con una localizzazione comunque di provider in Italia o comunque nel contesto europeo, e anche un elevato utilizzo del cloud. E un altro aspetto importante, a mio avviso, che è emerso da questa ricognizione di stato dell'arte, diciamo, della cyber security di mercato, è quello che non abbiamo rilevato ad oggi dei significativi rischi di concentrazione tra i provider, che è pure un aspetto che nell'economia del discorso che stavamo facendo, che stiamo conducendo, diciamo, ha il suo tassello positivo. Detto questo, non so se ho consumato tutto il tempo a mia disposizione, penso di sì, e quindi semmai per un prossimo dibattito potrò portare ulteriori elementi utili. Grazie.